Ciao a tutti, io sono Gianni, mentre questa è una nuova telecamera di sorveglianza da esterni che ho avuto l'occasione di testare in questo periodo, che come vedremo integra una tecnologia davvero innovativa a doppia lente e zoom ibrido per gestire in modo ottimale il tracciamento intelligente del movimento. Detto questo, vi ricordo come sempre che se vi piacciono questi contenuti potete farmelo sapere iscrivendovi al canale, commentando, condividendo e mettendo un mi piace al video in modo che il maggior numero di persone possano vederlo. E di questo, naturalmente, vi ringrazio di cuore in anticipo. Per quanto riguarda le specifiche, vi ho appena anticipato che la caratteristica più importante è proprio lo zoom ibrido a doppia lente da 2,8 e 12 mm che, come vedremo, consente di gestire in modo molto avanzato il tracciamento intelligente, mantenendo in primo piano nell'inquadratura la persona che si sta muovendo nella zona da sorvegliare, con dei movimenti che possono arrivare fino a 320 gradi in orizzontale e 90 gradi in verticale. Caratteristica che funziona sia di giorno ma anche di notte, con entrambe le visioni in bianco e nero e quindi ad infrarosso oppure a colori, registrando al contempo un filmato dell'accaduto che può essere naturalmente salvato sia sul servizio di cloud, che dopo un breve periodo di prova gratuito diventa pagamento, oppure sulla schedina microSD che è supportata fino a 128 GB, a cui naturalmente si aggiunge anche l'audio bidirezionale che per mezzo del microfono e degli altoparlanti integrati consente sia di parlare con chi si trova nell'inquadratura sia di ascoltare i suoni ambientali. Per quanto riguarda gli accessori, invece, nella confezione ci sono il manuale di istruzioni, molto completo e tradotto anche in italiano, che entra nel dettaglio di tutte le funzionalità e caratteristiche principali. Poi sempre in confezione c'è anche un cacciavite che ci servirà sia per l'installazione sia per inserire la schedina microSD. Continuando con un cavo Ethernet lungo più o meno un metro che potremo usare per un eventuale collegamento via cavo, che può essere sigillato in modo che non entri l'acqua usando questa serie di giunti e guarnizioni. Ancora in confezione c'è l'alimentatore da parete in formato europeo da 12 volt, 1 ampere e quindi 12 watt, per finire con la solita dotazione di viti e tasselli per il montaggio a parete della base, realizzata completamente in plastica come del resto la telecamera, che possiede comunque un'ottima qualità costruttiva che dovrebbe permetterle di resistere alle intemperie, anche se il mio consiglio, come sempre del resto, è quello di proteggerla per quanto possibile con una piccola tettoia in modo da evitare di mantenerla sotto l'acqua battente, che inevitabilmente ne ridurrà la vita utile. Nella zona dei due occhi ci sono anche il sensore di luminosità che gestisce le due file di LED per la visione notturna, sia a colori che ad infrarosso, e il microfono. Qui sopra invece, sotto questa linguetta, ci sono sia lo slot per la schedina microSD, che come abbiamo detto è supportata fino a 128 GB, sia il pulsantino per riportarla alle impostazioni di fabbrica. Sulla sommità invece ci sono questi due LED che volendo si possono spegnere dal menu impostazioni, altrimenti lampeggiano in rosso e blu quando la telecamera rileva una qualche anomalia. A fianco c'è la vite che come vedremo serve per fissare la telecamera alla base e poi sempre da qui fuori escono anche i due cavi di alimentazione e di rete. Sul retro c'è invece l'altoparlante integrato che permette di parlare con chi si trova nell'inquadratura, per finire con le due antenne che consentono di collegarsi al router sulla banda di 2,4 GHz, assicurando un'ottima portata e velocità del segnale Wi-Fi. Per la prima configurazione dovremo utilizzare un'applicazione che conosciamo bene e che a me piace moltissimo perché, nonostante sia completamente gratuita, a parte ovviamente per il servizio di cloud, viene regolarmente aggiornata e consente di gestire semplicemente e in modo completissimo anche telecamere molto economiche. Ad ogni modo, per aggiungerla dovremo cliccare qui in alto a destra sul simbolo del più e poi nella schermata successiva scegliere la prima opzione telecamera Wi-Fi. Dopodiché dovremo accendere la telecamera attendendo qualche secondo in modo che possa inizializzarsi correttamente. Nel passo successivo dovremo scegliere la rete Wi-Fi a cui la collegheremo, che deve essere obbligatoriamente a 2,4 GHz, inserendo anche la relativa password. Poi dovremo far leggere alla telecamera il codice QR che nella prossima schermata comparirà sullo smartphone. A questo punto potremo assegnarle un nome, poi scegliere il modo in cui gestire le registrazioni sulla schedina microSD, che possono avvenire in modo continuo oppure esclusivamente quando la telecamera registra un'anomalia, ricordando sempre che per una maggiore sicurezza potremo anche usare il servizio di cloud.
ed infine potremo anche decidere se ricevere o meno le notifiche, il che sostanzialmente conclude la prima configurazione. E anche il montaggio è semplicissimo, infatti come prima cosa dovremo inserire due cavi all'interno della base che poi dovremo incastrare sulla sommità della telecamera, fissandola poi con questa piccola vite che la blocca in modo che non possa sfilarsi durante le rotazioni, base che poi, o ancora meglio prima per essere più comodi, dovremo fissare con quattro viti alla parete oppure al supporto. Visto che l'applicazione ormai l'abbiamo vista più volte e quindi la conosciamo bene, direi che possiamo tralasciare la parte generale per soffermarci invece direttamente sulla telecamera, dove appena sotto alla miniatura ci sono queste quattro icone che consentono le prime due di condividerla e consultare il servizio di cloud, mentre la terza voce, housekeeping, si occupa della rilevazione delle anomalie che possono essere limitate solamente alle persone, in corrispondenza delle quali la telecamera può scattare una fotografia, registrare un video e a modo di deterrente suonare la sirena e accendere il lampeggiante. E poi sempre da qui si possono gestire le notifiche, che possono essere attive o meno, scegliendo anche l'intervallo tra la rilevazione di un'anomalia e la successiva, specificando anche il periodo che può riguardare l'intero arco della giornata oppure programmarlo così da escluderlo in determinati orari, regolando la sensibilità che si può impostare su tre livelli, alto, medio e basso. Infine si possono anche creare delle regole per il riconoscimento delle anomalie, come ad esempio l'attraversamento di una linea oppure di un'area, in modo da consentire il rilevamento esclusivamente in determinate condizioni, caratteristica che lavora davvero bene, permettendo in alcune situazioni di ridurre significativamente i falsi positivi, escludendo ad esempio una porzione dell'inquadratura, su cui comunque torneremo tra qualche minuto durante i test, dove vi mostrerò un esempio concreto del suo funzionamento. Mentre tornando nuovamente alla schermata principale e poi scegliendo l'ultima voce, si accede al menu impostazioni particolare della telecamera, dove potremo regolare i parametri della stessa ed in particolare scegliendo le impostazioni di base si possono gestire i suoni di sistema, la rotazione sia orizzontale che verticale dell'immagine, il che diventa utile per installazioni particolari come ad esempio a soffitto. Poi si può anche modificare la lingua con cui si esprime la telecamera, scegliendone una tra quelle disponibili, che però purtroppo ad oggi non prevedono ancora l'italiano. Si può regolare anche la velocità della rotazione, impostandola su tre livelli. Si può modificare la risposta al movimento dei joystick virtuali. Ed infine, con l'ultima voce, si può regolare anche il volume dell'altoparlante. Poi, tornando indietro, con le restanti opzioni che non abbiamo ancora visto, si possono gestire la password della telecamera, si può controllare lo stato della schedina microSD attivando anche la registrazione in loop, che a memoria piena cancella automaticamente le registrazioni più datate sostituendole con quelle nuove. Poi proseguendo, con la prossima voce si può attivare la registrazione scegliendo la durata del video, che può includere o meno l'audio, regolando anche la qualità delle immagini, che ovviamente però influirà sulle dimensioni delle clip, il che di conseguenza si rifletterà anche sulla capacità della schedina microSD. Infine, tornando indietro, con le restanti quattro opzioni si possono verificare le impostazioni di rete, consultare il servizio di cloud, attivare il tracciamento intelligente del movimento, per il quale si può anche scegliere la sensibilità, ed infine, con l'ultima voce, ottenere delle informazioni di carattere tecnico che però, come sempre, anche questa volta, per questioni di privacy non vi posso ovviamente mostrare. Il che conclude le funzionalità dell'applicazione, per cui ora non ci resta ancora che entrare nella vista live, da dove potremo guardare in diretta quanto inquadrato dalla telecamera, anche con una connessione dati, come sto del resto facendo io in questo momento. Infatti qui in alto, come vedete, ci sono le informazioni relative allo streaming con le indicazioni del flusso dati e della portata del segnale Wi-Fi. Mentre da qui sotto si può usare lo zoom ibrido, che può ingrandire l'immagine fino ad un massimo di 8 volte, attivando anche la doppia inquadratura, da dove si può gestire anche la messa a fuoco, che così permette ovviamente di controllare l'intera scena, composta quindi dall'inquadratura principale e dal particolare ingrandito. Invece, con le sei icone che si trovano in basso, si possono gestire il microfono, l'altoparlante, registrare un video e scattare una fotografia che saranno salvati nella memoria dello smartphone,
richiamare il joystick virtuale che permette di ruotare la telecamera in tutte le direzioni e quindi alto, basso, sinistra e destra con dei movimenti sufficientemente fluidi, ma anche di impostare tre punti di osservazione predefiniti che poi potremo raggiungere manualmente scegliendo quello che ci interessa oppure iniziare una supervisione automatica dove la telecamera si sposterà in modo continuo tra i punti di osservazione che abbiamo memorizzato. Ed infine con l'ultima icona potremo modificare il flusso video che può essere impostato in ultra definizione oppure in qualità standard. Mentre con le restanti opzioni potremo rivedere le registrazioni salvate sia sulla schedina microSD sia sul servizio di cloud che sono divise in base al colore e quindi blu per le registrazioni regolari e rosso per quelle derivanti da un'anomalia che volendo sempre da qui si possono anche trasferire nella memoria dello smartphone. Poi con la prossima opzione potremo gestire la visione notturna che può essere a colori, ad infrarosso oppure una combinazione di entrambi, per la quale si possono impostare sia la sensibilità che può essere regolata sulla solita scala di valori, ma anche di scegliere il tempo di illuminazione che può variare tra 5 e 120 secondi. Ed infine si può anche attivare il tracciamento intelligente del movimento, il che conclude questa breve analisi del software di gestione, per cui ora è il momento di guardare come queste funzionalità si traducono poi nell'utilizzo reale, iniziando come sempre dall'invio delle notifiche, che come vedete avviene molto velocemente, senza nessun tipo di ritardo, dove la telecamera è in grado di rilevare e segnalare la presenza di una persona fino a 10 metri di distanza. Proseguiamo con un test audio diurno, partendo come sempre a 2 metri di distanza dalla telecamera, fino ad arrivare a 16 metri là in fondo. Quattro metri. Sei metri. Otto metri. 10 metri, 12 metri, 14 metri, 16 metri. Continuiamo verificando come lavora il tracciamento intelligente del movimento. Test notturno in bianco e nero e quindi con i LED ad infrarosso.
secondo turno, questa volta a colori. Metri. Sei metri, otto metri, dieci metri, dodici metri. Secondo testa colore, però per guardare come lavora il tracciamento intelligente del movimento. Secondo terzo turno in bianco e nero, questa volta però per vedere come lavora il tracciamento intelligente del movimento. Thank you.
secondo breve test audio dell'altoparlante integrato in questa nuova telecamera di sorveglianza da esterni, che anche in questo caso si trova fuori retro della stessa. E allora, in conclusione, una telecamera totalmente controllabile dall'applicazione, dove ci sono tante opzioni realmente funzionanti, che pur non essendo ovviamente perfetta, porta con sé anche una ventata di innovazione, soprattutto per quanto riguarda il tracciamento intelligente del movimento, che come abbiamo visto è gestito con dei buoni risultati assieme allo zoom ibrido, a cui si aggiunge un ottimo riconoscimento delle aree che permette di ridurre notevolmente i falsi positivi, evitando così l'invio di notifiche inutili che sono comunque velocissime. Più che discreta anche l'immagine, in tutte le condizioni, tenendo sempre in considerazione però che la massima risoluzione disponibile, anche con una connessione ad internet piuttosto performante, i movimenti e quindi di riflesso anche la visione dalla vista live si appesantisce un pochino. Detto questo, come sempre, se volete approfondire per maggiori informazioni trovate tutti i link qui sotto in descrizione, dove ci sono anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e quello per iscrivervi al canale. A me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per la visione. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Gianni.